Dunque, il dottore si trova di là, 70 metri, che si trova qui sul pontile, ok. Ho sentito. Just keep thinking about the view from that evac helicopter, JJ. Io ti dico già, JJ, che quella vista dall'elicottero, secondo me, non sarà molto piacevole. Comunque sì, questa zona sarà piccola, come dicevo. Però almeno qualcosa sembra avercelo. Forse dentro un negozio riusciamo a trovare qualcosa? Anche solo una cesta, per dire. Ah, che bello! Cassa di famiglia, richiede la chiave della famiglia di Luigi. Vabbè, hai fatto un errore. Tanto sicuro qua, in questa zona. So che l'ho detto anche l'altra volta, però dai. Un Another cherry pontile. cherry tourist location. Esatto. Un pontile con tutta la roba militare e tutte le giostre. Vuoi che non ci sia almeno un clown? C'è pure un elicottero schiantato, pensa un po'. Hey, Bundy, I ain't got all fucking night. Mi sa che il dottore non c'è più, eh. Mi sa che il dottore è impegnato. Ecco qua, appunto. Mamma mia, che bello. Le armi da taglio grosse per tagliare giù le gambine. Tec tec, che scherzo che fai, eh. Puntare le gambe sicuramente non è come. Chi è? Dov'è? Dov'è il bavoso schifoso? Ah, eccoti, aspetta. Buddy. There you are. You've got something Ho on me. sbagliato bomba. Scusami. Kaboom. Appunto. Ho sbagliato bomba. Pensavo di avergli lanciato quella appiccicosa, io ho lanciato quella sbagliata. Ma che palle. Ci penso io a te adesso. Ma vai via. Bravo, bravo, sputa ancora. È proprio da persona educata. E addio agli ultimi due zombie. Grazie della chiave. Right, beer keys. It's all looking rosy. Dove dobbiamo andare? Di là, perfetto. E sì, molto probabilmente avrò sprecato dei colpi facendo tutta questa cosa. Per fortuna abbiamo ancora un fucile a pompa e un fucile da caccia. Apriamo. Here we go. Recupera il Handle blood appeared to retrieve drive. this blood drive laptop. Jog nonchalantly back through the carnage, and I'm out of here. Certo, subito, guarda. Appena gli diamo il sangue, istantaneo, proprio ti teletrasportano. Credici, mi raccomando che andrà tutto bene. Aspetta, ora che abbiamo la chiave. Perfetto, shortcutone. Hello. That sounds like a turd in the salad. Ecco fatto. Addio alla gambina. Però il fucile, se possiamo, meglio tenerlo un attimo da parte. Anche perché la musica creepy da clown pazzo sta aumentando. Sai cos'è strano? Che il governo, nonostante fosse bene o male preparato all'evacuazione e tutto il resto, chiave del bucket of fish, non ha avuto comunque modo di fermare il tutto, conoscendo poi la storia di Banoi. Come ha detto Sam, comunque hanno insabbiato il tutto e va bene. Sei tu che dovrò affrontare, sicuro. Sarà un gigante pagliaccio. Però devo fermare l'elettricità, vero? Vabbè, prima facciamo ammazzare questi, poi ci pensiamo. Questa però me la porto dietro. Non si sa mai che possa aiutare. Ad esempio. Via le protezioni alle gambe. E via la gamba. No, 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 le accette. Se ne troviamo una leggendaria. Porca miseria, che squarciata. Me la tengo per tutto il gioco. Perché l'accetta fa veramente male. È pesante, quindi caricare il colpo sicuro taglia almeno la gamba. Questa, tra l'altro, è blu senza nessun tipo di potenziamento. Ma pensa un po'.
Questa mi ricorda molto la guardia del dottore, però con gli occhiali da sole che se ne sono andati. Fammi solo vedere una cosa, in teoria qua sotto... non si vede, però ci doveva essere l'ordata di zombie qua, vero? Questa parte qua di giorno deve essere molto figa da esplorare. Di notte, sì, è un po' creepy effettivamente. Ovviamente. Ti pareva che non ci fosse il clown pazzoide... maniaco. Oh, hello. I'll cut through here. Oh, Dance Dance Revolution. Mamma mia. Terribile questa zona al buio, eh. Servirebbe un pelo di luce. Ma sentilo con la musichetta di un qualche gioco che sta andando, il clown che se la ride. Terribile questa zona. La musica poi viene da qua, da uno di questi, sicuro. Questa si può aprire? Gesù, terribile sta zona, eh. Whole place has been mothballed. If I can just find the power switch. Beh, se riusciamo, resti macellati. Something's going around getting people, and it ain't me. A parte che già prima sto clown sembrava un pazzo in culo col gelato cervello e vermi. Quindi mi sa che questa storia l'ha solo reso un po' più libertino. How many switches? Un po' troppi e sicuro. Piromania. Vediamo. Oh, finalmente un altro slot si è sbloccato. E tra poco saliamo anche di livello. Ci mancano proprio 71 punti. Bello. Autofagia, brucia tutto. In modalità furia i tuoi attacchi mischia e le mazzate mandano in fiamme gli zombie, ma prosciugano anche la furia extra. Ok, calmi un attimo in realtà. I tuoi attacchi da mischia e le mazzate, quindi non è per forza da mettere la mazzata. Non è male in realtà, perché con la prima autofagia ti rende più veloce uccidendo gli zombie. Però si riduce la nostra... in realtà non è male, sai. L'autofagia potrebbe essere interessante da averne, almeno qualcuna, almeno due. E visto che non lo sto usando questa cosa qua dell'urlo, io la cambierei. Però effettivamente non saprei cos'altro mettere. Il numen però, chissà quand'è e che cos'è. Sicuro adesso che tocchiamo uno di questi succede qualche troiata. Ok, tombola. Tombola. Cool. Oh, screw this. No, Wakanda. Wakanda. At least beh, I'm getting to see where I'm going. Oddio, non è che è cambiato di molto. Lui è cambiato. Yeah. You're all mouth and no trousers. Non ne sarei sicuro, eh. One up, no retries. Ma da dove è apparso questo? Ma scusami un attimo. Ma è un'urlatrice elettrica? Comunque, tolto gli effetti di status. E via. Nuova scheda abilità. Aspetta, fammela vedere. Prima di fare qualsiasi cosa. Scaglia un sacco di oggetti da lancio. Usa una parata della schivata tempestiva per incrementare la ricarica. Beh, non è male, ma... la stronza guarda che se sei nel raggio d'azione ti elettrifica, Vabbè, io resto qua per il momento. Faccio fare tutto il gioco. Ah, beh, certo, il pompiere è l'unico che si salva. Urlatore voltaico. Aia. Ma vai via e stai buona, cretina di merda. È perché era una paziente, ecco perché è elettrica. C'ha ancora gli elettrodi lì. Ma un urlatore può urlare da terra? A quanto pare sì. Una chiave pesante. Tra l'altro ho scoperto che esiste un trofeo in Dying Light che riguarda la chiave inglese. Insomma, per attivarlo cosa devi fare? Devi praticamente fare l'abilità che tu schivi lo zombie saltandogli sopra con una chiave in mano, e mentre sei con la chiave inglese in mano devi schiacciargli la testa con la chiave. E il trofeo si chiama idraulico italiano.
Chissà come mai, chissà cosa si riferisce. L'urlatore elettrico, in realtà non mi rende felice per il semplice fatto che è un effetto di stato che viene esposto a grande distanza. È come lo sputo, ma l'urlo è peggio. L'urlo riesce a passare anche oltre le pareti. Dirigiti verso la ruota panoramica. L'ho detta, questa zona di giorno deve essere fighissima da visitare. Di notte è terribile. Ok, anche questo è uno shortcut, ma c'è modo di rientrare? Non vorrei uscirmene e poi non riuscire più a ritornare. Sembra la musica di sottofondo di qualche puntata di Piccoli Brividi. Ecco qua, risolto già in anticipo ed è... Aspetta, è una chiave, fammela prendere per favore. C'era il prompt. Ecco fatto, chiave personale della cabina foto. Mi aspettavo qualcuno da dietro. Questa invece fa uscire clown e combattente esperto. Dacci dentro, gli attacchi pesanti ottengono un notevole aumento dei danni ma prosciugano anche la tua salute. Allora, con un personaggio come Dani quello potrebbe essere interessante. Dovremmo in questo caso però mettere tutte abilità che ci recuperano la salute poi, perché questa qua dei danni pesanti sembra buona. Mutila gli zombie per recuperare salute. Non sarebbe male se avessimo almeno una terza carta da poter mettere. Speravo almeno in una roba viola. Beh, oggetto prima di una porta, un medikit, può voler dire molto, eh. Potrebbe voler dire che... Oh man, awesome big wheel. Beh, allora, questa giostra io non ci vado da anni, uno. Però in Dead Rising, questa giostra qui, c'è un obiettivo, comunque non mi ricordo se è anche un trofeo, che tu devi togliere la recinzione da quella parte, far arrivare tot zombie e farli travolgere da sta giostra per appunto ucciderli tutti. Right, where's the security? Stroke Jenna, stroke cleaner, stroke manager, stroke zombie arse. Sì, c'è una chiave per qualsiasi cosa in sto gioco. Cioè, io ho un'ascia. Potrei sfondare questa porta di legno, ma è un gioco, non bisogna per forza di cose fare i pignoli. Oh! Cosa mi ha... Qualcosa mi ha toccato. No climbing. Safety lock. I'll have to stop this big wheel. Voglio saltare la fila, uccidi tutti. Ci penso io. So, here you all are. Forza belli, venite. Venite che la pappa è pronta. Pezzo di merda. Ecco fatto. Via la gambina. Ed è arrivato il nostro amico forzuto. Kaboom. Beh, qualcuno l'avrò. Ma vai via tu. Ecco qua. Allora, facciamo le cose per bene. Arma veloce e via. Allora, troppa gente per poter... Anche solo voler provare a schivare. Mi sto andando a infognare da qualche parte stretta. Ehi, bello! La facciamo saltare la gambina? Dai! Cretino. Grosso e grande quanto vuoi, ma un proiettile. Madonna mia, che brutto primo piano. Dai. Madonna mia. A volte ci sono degli effetti blob
assurdi sto gioco. Ok, questo è stato strano. Oh, ma ce n'è un altro, aspetta. Ce n'è più di uno. Madonna mia. In salto addirittura. Sì, sì, sì. Riprovaci che magari sei più fortunato. Prima mi libero di quelli fastidiosi. Oh, Gesù. A proposito di fastidioso, ehi, l'allenatore te l'aveva detto di non saltare il leg day, o sbaglio? Ha detto le giostre. E addio alla gambina. Are we all done now? Yes? Thank you. Ok, abbiamo altre 7 munizioni. Cerchiamo di tenerle. Ok. Now to switch this wheel off. Lo so, però aspetta un secondo, vorrei rivedere un attimo le mie abilità. Anchor dropped. Minchia, così di colpo si è fermata? Sicuro arriva qualcuno adesso. Oh, here we go. E infatti. Right, why not? Fried onions and candy floss. Takes me back. Cipolla fritta. Oh, hello. Eccolo. Zombie. Lo sapevo che arrivava quello con le lame. Oh, watch out, mate. Fuck it. Minchia, fai attenzione. È ancora vivo, tra l'altro. Always some fucking nonce hanging around the fairground. Prendi Blood Drive all'estremità del molo. There's more where that came from, you red nosed nonce. Prima di tutto cerchiamo i medikit, poi guarda caso adesso si è aperta la porta. Ma pensa un po', la fortuna a volte. Allora, tavolo da lavoro. Una porta che si apre. Beh, schifo non ci fa, dai. Quello è un progetto. Vantaggio destrezza. Mi servirebbe effettivamente questa qui che infliggere i danni fa recuperare salute. Ma anche lì, se dovessimo farla, dovrei farla su un'arma che so che vorrei tenere. Sarebbe inutile sprecare per il momento materiali di cui ne abbiamo pochi. Quasi quasi contro l'amico zombo qui tiro fuori la furia. E guarda un po', qui c'è il cancello rotto. Acque profonde. Questo vuol dire cadi qua e sei morto. Uno. E due. Dove sono quell'ordata di zombie incredibile che avevamo visto attraverso il cancello? Credo sia là a questo punto. Magari appunto quando saremo a livello massimo. Io spero di trovare un punto dove farmare easy. Poi faccio un comeback in tutte le zone. Step carefully. Esatto, che qua l'acqua è profonda. Non penso che Jay abbia problemi a nuotare, però è talmente buio e tutto scuro che neanche la luce ci aiuta. Al posto di questo mettiamo la Molotov, che non si sa mai. I can see you, you know. In realtà no, posso sentirti però. E sai che ti dico? Un bel fucilozzo a pompa. Appena ti vedo ti sparo nel culo. Se solo vedessi qualcosa. Attenzione alle robe che crollano. Mi sta prendendo per caso per il culo sto zombie? Che poi adesso sicuro una boss fight. Più avanti diventa un nemico come tutti gli altri. Love what you've done with the place. Esatto, guarda un po'. Questa è palesemente un'arena. Right. Old Rube said it looked like a laptop. Non si sa mai che sta gente
si risvegli all'improvviso, aggiungo. Oh, la continua. Oh, funny chops has gathered quite a larder. E pessima sensazione. Oh, there's the prize. Che appena toccheremo questo prompt succederà un casino. Prepariamoci. That's the ticket. Oh, sorry, bud. Oh, sorry. Don't be junk. Don't be junk. Thank you, mum. I smell candy floss. Ciao. Bloody child snatcher again. Ladro di bambini. Ma si è fatto infilzare come un coglione. Hello. Ah, ok. No, per fortuna. Softly. Softly. Oh, you drink gin, coffee. Ah, che male. Occhio che quello è importante, eh? Raggio di sole. Ah, ti pari pure, vedo, eh. Brutto coglione. Dai! Dove credi di scappare? Pezzo di merda! E ti pareva che adesso non si svegliava la gente? Mamma mia, che palle! Lui e le sue parate, eh! It's eating to heal itself. Orca miseria, ma si è curato del tutto, eh. Mi sa che usare il fucile funziona relativamente poco qua. E allora dai! Dai! Vieni qua! Coglione di merda! Ma ancora, ma l'avevo schivatissimo, dai! Kaboom! Dai! Che ti manca un colpo! Cretino! Oh, mamma! Oh! Mazza di metallo della specializzazione! Tra l'altro, gli era saltata via pure la parrucca! Bel simpaticone, Kerry! Cretino! Questo è stato un combattimento fra veri uomini! A pugni e con due lame grosse così! Hey, Rubes! Hey! Do you have it? Yeah. And a new appreciation of the little things in life. Well, obviously. Ah, si è aperta la porta. Back here, ASAP. ASAP. Arrivo subito, bello. Ah, ma c'è. Vabbè, fantastico allora. We're cruising to the finish line. È quello che mi preoccupa, Jay. Oh no. Jokes on me. Thank you. Jake again. Okay. Oh, go, Jake, go. Corri, corri. Oh, per un attimo ci ho sperato anch'io nel viaggio rapido, eh. Mom. Corri. Vabbè, saprai nuotare, bello, dai. Per fortuna che non devo farla io. Aia. E come non detto.